mostra até onde você vai. Buonasera dallo Sport City, l'incontro più delicato della sesta giornata di campionato. Il Trifolks ha l'occasione per agganciare in vetta il Cotton Club, che non ha perso nemmeno una partita in questa regular season. Attacca il Cotton Club sull'out di destra, pallone messo in mezzo, il triangolo al limite dell'area, poi il colpo di tacco De Angeli, para delle chiaie. Calcio di punizione artistico sul pallone, sempre pericoloso, va lui con il mancino, la traversa. Artistico controlla la sfera al cerchio di centrocampo, ancora il numero 11, va direttamente in porta, fuori di poco. Rimessa laterale in mezzo per Conti, l'appoggio per De Angeli che sotto misura firma l'1-0 per il Cotton Club. Grande avvio dei rossoneri, De Angeli da sotto misura non può sbagliare. Pallone in profondità, attenzione ad Artistico che può girarsi, ancora Artistico, un rimpallo lo favorisce Artistico dal limite, il pallonetto, poi ancora Artistico, che avvio del numero 11. Rimessa laterale per il solito Artistico, va lui con il mancino dall'altra parte per Pelusi di testa. De Angeli cerca spazio, sbaglia tutto però, recupera Alessandroni, chiede il triangolo al compagno, ancora lui, Alessandroni alza la testa, va direttamente in porta, un colpo da biliardo di Alessandroni che vale l'1-1 del Trifolks, partita riapertissima, bravo Alessandroni a trovare l'angolino vincente. Pallone giocato sull'out di sinistra, Artistico scatenato, controlla la sfera in mezzo a due, ancora lui, va col mancino fuori di poco. Il contropiede del Trifolks, il pallone giocato in mezzo al campo, attenzione a Tramontana che è tutto solo, entra in aria, ancora Tramontana, il tocco sotto le gambe del portiere, il 2-1, il sorpasso del Trifolks con Tramontana, partita bellissima, adesso il Cotton deve inseguire. Gioca bene adesso il Trifolks, galvanizzato dal gol, apertura di prima intenzione bella dall'altra parte, occhio perché il Cotton è sbilanciato, pallone messo in mezzo, Tramontana con l'esterno. Calcio di punizione Artistico sul pallone, va direttamente in porta il due pari di Artistico, un gol fantastico del numero 11, la perla del Cotton Club si dimostra ancora tale sul finale, pareggia i conti due pari. Calcio di punizione per il Trifolks, il tiro in porta fuori di poco e su questa conclusione arriva il triplice fischio, partita bellissima, si annullano Cotton Club e Trifolks con i rossoneri che mantengono la vetta della classifica. Complimenti a Mario, intanto vorrei dire che secondo me ha fatto un gol incredibile su punizione, veramente da far vedere ai bambini. Per il resto una mia brutta palla persa a mezzo al campo, una disattenzione, abbiamo calato un po' la concentrazione, abbiamo preso due gol in un minuto quando poi durante la partita tutti hanno visto che insomma il nostro portiere quasi niente. È stata una bellissima partita, mi sono veramente divertito, poi questi tornei si fanno anche per incontrare persone nuove e comunque per affrontare partite di questo livello. La squadra è assolutamente di qualità, sia la nostra, tanto la nostra quanto la loro, però è stata una bella partita, siamo andati sotto, abbiamo recuperato bene, siamo anche riusciti ad andare in vantaggio, purtroppo non ho visto il compagno mio, sennò era 3-1 partita chiusa, poi comunque sono stati sfortunati perché abbiamo preso un gol su palla inattiva, però insomma è stata una bella partita, bella fisica, non ci siamo tirati indietro, tutti i compagni sono stati bravi, qualche decisione arbitrale un po' così, però insomma fa parte del gioco comunque.